Onorevole M, voi restate fermamente contrari alla guerra, è un commento a caldo dell'intervento di Draghi alla Camera. Grazie, intanto confermo il no alla guerra, il no all'invio di armamenti e il sì alla pace. L'informativa oggi di Draghi arriva dopo settimane in cui chiedevamo tra l'altro sia l'intervento del Premier Draghi che l'intervento del Ministro Guerini in aula per riferire di questi decreti interministeriali che vengono adottati e approvati senza passare dal Parlamento, senza chiedere l'approvazione. Di fatto è un momento gravissimo perché siamo vicini purtroppo al rischio di escalation globale e secondo noi di Manifesta questa guerra deve finire subito con un cessate il fuoco, con dialogo e negoziati, con una conferenza di pace proprio qui a Roma che possa appunto aprire a una nuova sfera diplomatica. Di fatto però purtroppo le parole di Draghi non hanno in nessun modo confermato questa intenzione, anzi hanno visto che ci vuole essere un nuovo impegno di sostegno anche di armi verso l'Ucraina affinché vi sia in qualche modo una vincita, e questo è un altro termine molto grave che lui in questo momento non ha espresso ma di fatto viene fuori su questa guerra. Noi continuiamo ad essere fermamente contrari e riteniamo che la guerra porta solo a guerra e soltanto una costruzione effettiva di pace tramite il dialogo possa portare a questa risoluzione del conflitto.